Amica stella, quando è l'ora del dolore e languisce il nostro cuore. Dopo 2 anni di stop imposti dalla pandemia, si è rinnovato a Teramo l'antico rito della processione della Desolata all'alba del Venerdì Santo, e con esso si è rinnovata anche la partecipazione convinta dei tanti fedeli. La folla di pellegrini ha percorso le vie del centro cittadino al seguito della statua lignea della Madonna, nel corteo religioso più sentito dai fedeli teramani, che si rinnova dal 1260. Nell'immaginario dei devoti essa rappresenta l'angoscioso peregrinare della Madre di Cristo alla ricerca del figlio condannato a morte. Il corteo si avvia con la statua dell'Addolorata per il giro delle 7 chiese che rappresentano i 7 dolori della Madonna. Non c'è la banda, solo un gruppo di donne velate di nero che cantano canti della passione tipicamente teramani. Il figlio viene la vita, madre, il figlio mio. Il vescovo di Teramo e Atri, Monsignor Lorenzo Leuzzi, ha guidato i pellegrini e i parroci nel peregrinare della Madre di Cristo, accompagnato dai componenti della Confraternita dei Cinturati, che organizza la processione mattutina. La statua lignea illuminata e riverita, partita dalla cattedrale, è entrata nelle chiese del Cuore Immacolato, San Domenico, Santo Spirito, Madonna del Carmine, Madonna delle Grazie, Sant'Antonio e Santissima Annunziata, fino al rientro in Duomo dopo circa 3 ore di rito. Nei teramani la suggestione creata dal corteo dietro alla Vergine, una scenografia buia alla partenza della processione e man mano illuminata dal sorgere del sole, è rimasta intatta negli anni. Madre di Dio stesso, uccisi il tuo Gesù, la passione del Signore, il dolore di Maria, impresso sempre sia nel nostro cuore, impresso sempre sia. Gesù, risorto da morte il terzo giorno.
speranza. Nel faticoso viaggio verso la casa di Zaccaria e Elisabetta, tu, che non hai esitato a portare e confermare la presenza di Gesù Salvatore, sostieni le fatiche della predicazione del Vangelo. Questa processione, unica in tutto l'Abruzzo, è una delle prime rappresentazioni sacre nate in regione. La sua origine si deve alla confraternita della Madonna della Cintola. Essa nacque verso il 1260 ed ebbe inizialmente sede nella chiesa, oggi scomparsa, di San Giacomo, da cui poi, alla fine del secolo, si trasferirono nella vicina chiesa di Sant'Agostino, dove ancora oggi ha sede. È proprio durante questo spostamento, quindi verso il 1290, che nacque la processione della Desolata. Questo particolare rito, semplice e commovente, rappresenta il disperato cammino della Madonna alla ricerca del figlio condannato a morte, e per questo anche il dolore di tutte le madri che hanno perso il proprio figlio. Thank you.
Queste chiese la Madonna entra per cercare suo figlio Gesù e nelle prime sei chiese non lo trova, ma quando la processione arriva all'ultima chiesa la statua della Madonna entra e questa volta trova finalmente suo figlio Gesù morente. E certamente questo è il momento più struggente di tutta la processione, e cioè quando si ricongiunge al figlio. La Madonna sosta per parecchi minuti in questa chiesa e dopo aver dato l'ultimo saluto al figlio esce e riprende il suo percorso, rientrando in Duomo. Amen.